Grazie. E per introdurre questa giornata io chiamo subito Alice. Salve a tutti, è bellissimo vedere tutta questa partecipazione. Mi hanno chiesto di aprire i lavori, un po' perché sono residente qui sull'altopiano dell'Alfina, un po' perché questa lettera, ho scritto una lettera ai governatori per interrogarli su questo sviluppo improvviso di Noccioleti, se fosse qualcosa di cosciente o fosse qualcosa che le nostre regioni stavano semplicemente subendo. Però voglio dire subito una cosa, io sono arrivata a questa preoccupazione in ritardo, quindi non sono io che ho iniziato a preoccuparmi, anzi, all'inizio ho molto sottovalutato questo evento, questa crescita incredibile di Noccioleti. Ricordo quando Emanuele e Alessandra sono venuti da me e mi hanno esposto le loro preoccupazioni per queste estensioni di Noccioleti che arrivavano dalla mattina alla sera in una maniera mai vista nel nostro territorio. E io, devo dirvi la verità, ho pensato, vabbè, sono alberi, ho pensato che c'erano cose più gravi. Tra l'altro veniamo da un territorio di confine che, come tutti sappiamo, forse proprio perché è il confine, come nella casa, negli angoli si accumulano le sporcizie. In questo confine spesso ci siamo trovati a confrontarci con delle idee di sviluppo del territorio molto dure per i residenti, cioè comunque idee di sviluppo che calavano dall'alto. Centrali geotermiche, discariche, impianti di biomasse, cave, Roma Vetus. Ci sono stati nel tempo idee di sviluppo che non nascevano mai dal basso, ma calavano sempre dall'alto. Ora, in tutte queste lotte, quando Emanuele è venuto da me e dice i Noccioleti, dico vabbè dai, sono alberi, che... Come si fa a essere contro gli alberi? Piantare un albero è da sempre il gesto di pace, il gesto di amore per i posteri, per il futuro, no? Pianto un albero per fare ombra ai miei figli. E invece mi sono accorta a un certo punto, muovendomi e viaggiando tra l'Umbria, il Lazio e la Toscana, che non sono piante, ma è cosa l'uomo sta facendo con delle piante. E cosa l'uomo sta facendo con queste piante è qualcosa di sinistro, è qualcosa che mangia terra che serve anche per la nostra sovranità alimentare e che è un sistema che impoverisce il territorio invece che arricchirlo. Sicuramente arricchirà qualcuno, ma molto pochi rispetto a quelli che impoverisce. E è un po', non so, posso fare un esempio un po' ingenuo, però tutti, io amo molto le galline, non ho niente contro i pollai, ma se arrivasse all'improvviso qualcuno che facesse un capannone di ettari e mettesse dentro milioni di galline in 20 centimetri pieni di antibiotici per far produrre uova, ecco, io quelle galline arriverei a pensare che forse sarebbe meglio non ci fossero. E che non lo vedrei con lo stesso modo con cui guardo a quella gallina che amo. E anche qui, insomma, ho l'impressione che ci troviamo di fronte a qualcosa che sta accadendo dall'alto e che, come un coperchio, blocca tutto ciò che stava invece crescendo e germogliando. Che cosa ne sarà di tutte le aziende agricole che si troveranno circondate da questo mare di Noccioleti? Che ne sarà degli agriturismi? Che ne sarà dei cacciatori, perché non si può andare a caccia nei Noccioleti, che ne sarà di tutti quelli che avevano invece investito in un altro tipo di sviluppo, quindi uno sviluppo che arricchisce pochi e che uccide 100.000 sviluppi di tanti. E allora questo mi sembra importante. Si è detto delle parole che ho scritto che erano un appello estetico. E mi è stato risposto, ah sì, belle parole, certo, magari avessimo tempo di dedicarci all'estetica, noi invece facciamo agricoltura e l'agricoltura è lavoro, è profitto, è economia,
Oggi, scendendo dall'Alfina, arrivando a Orvieto, si vede la rupe, no? Ancora integrata in un paesaggio intatto, incredibilmente intatto, no? Rispetto a tante altre città. La lotta che è stata fatta negli anni 70 a Orvieto per evitare la cementificazione, per evitare la speculazione edilizia attorno alla rupe, era una lotta estetica. Eppure quanta ricchezza ha prodotto a questo territorio, quanta economia ha prodotto a questo territorio. Orvieto ha avuto uno sviluppo molto diverso da tante città sulle rupi che non hanno saputo lottare per la bellezza della loro rupe e quindi adesso si sono trovate a perdere tutta la possibilità invece che la tutela del territorio nel suo insieme dà, come non so se avete mai visto quel bel documentario di Pasolini, La forma di una città, dove parla proprio di questo, di come non serva a nulla preservare un monumento se non si preserva un intero territorio. Comunque non era un appello estetico, era in questa terra, sì, c'è bellezza, ma ci abitano delle persone, ci abitano delle sorgenti d'acqua, ci abitano degli animali, ci abitano altre piante. Io, come tante altre persone, siamo preoccupate per la salute di queste persone, di queste sorgenti, siamo preoccupate per la salute di queste altre piante e siamo preoccupati per la salute di questi animali. E quindi ho chiesto ai governatori se fossero stati degli studi sugli impatti che tutta questa trasformazione del paesaggio poteva provocare e le risposte sono state molto vaghe e abbiamo deciso di risponderci un po' da soli forse. Grazie, allora buona continuazione, apriamo i lavori.